Questo programma è offerto da Non ce l'ha fatta Antonio Nesi, l'uomo rimasto gravemente ustionato mentre stava cuocendo la carne sul barbecue. La sfortunata vittima, 65 anni, residente a Siracusa, è venuto a mancare lunedì scorso all'ospedale civico di Palermo, nel reparto grandi ustionati. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'uomo infatti aveva riportato ustioni su gran parte del corpo. Fatali le fiamme che dal barbecue hanno investito lo sfortunato anziano che voleva solo cucinare la carne per la cena di famiglia. La casa, seconda vittima dell'incendio, è stata rimessa qualche giorno fa in sicurezza dai vigili del fuoco. Una vera e propria violenza avvenuta tra un uomo di 34 anni e un ragazzo di 12 a Carini. Un rapporto sessuale costretto che ha violato l'innocenza del minore. Poi, la dura decisione di raccontare quanto accaduto ai suoi genitori. La vittima dell'episodio ha avuto il coraggio di parlare. I carabinieri di Carini, dopo le dichiarazioni rilasciate, hanno così arrestato Vincenzo Helmut Barbera, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il fatto sarebbe accaduto il 25 agosto scorso, in un impianto sportivo del Palermitano. Prima di una partita fra amici, mancava un giocatore ad una delle due squadre e, secondo il racconto del ragazzino, sarebbe stato avvicinato dall'uomo che gli avrebbe proposto di essere il quinto del suo team. Mi fece subito dei complimenti dicendo che sembravo più grande della mia età, ricorda il ragazzo. Al termine della partita, rimasti soli negli spogliatoi, avrebbe allungato le mani sotto la doccia e l'adulto avrebbe compiuto l'abuso. Dopo aver raccontato l'accaduto, i genitori hanno denunciato l'episodio ai carabinieri, che hanno iniziato ad indagare. Qualche giorno dopo, Vincenzo Barbera denunciò ai militari dell'arma di aver subito un'aggressione a coltellate ad Alcamo, parlando di un ragazzo che gli aveva proposto un rapporto sessuale. In pratica è lo stesso Barbera a collegare le due vicende e portare i carabinieri sulla giusta pista investigativa. Adesso l'uomo si trova rinchiuso in carcere nella sezione speciale per i sospettati di pedofilia, in isolamento per prevenire aggressioni nei suoi confronti. Su di lui pesa già una condanna a 4 anni per un episodio simile. Il 15 ottobre a Bagheria la CGIL, i genitori dei bambini disabili e gli assistenti sociali avevano protestato per riavere il ripristino dei servizi per l'assistenza a scuola. Questo perché il comune di Bagheria, a distanza di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, non aveva ancora dato risposte sul trasporto, l'assistenza igienico personale e quella alla comunicazione nelle scuole per i bimbi disabili, dalla materna alle medie. Il caso in questione, che vede quindi 80 bambini disabili di Bagheria senza assistenza per mancanza di fondi e che dovrà resistere con sole 2 ore a settimana fino a dicembre, è approdato alla Camera dei Deputati grazie all'appello del deputato del PD Laura Coccia, anch'essa disabile. Riportiamo adesso le immagini di cosa è accaduto. A fine seduta la deputata Coccia, prego, onorevole Coccia. Grazie Presidente, intervengo perché il 15 ottobre a Bagheria, in provincia di Palermo, c'è stata una manifestazione indetta dalla CGIL, perché il sindaco di quel comune ha deciso che, siccome il comune è in dissesto economico, è stato dichiarato e quindi bisogna tagliare per risparmiare, il sindaco le 5 Stelle ha deciso di tagliare l'assistenza per i bambini gravi e gravissimi che frequentano le scuole di competenza comunale di quel comune. Quindi, a partire da settembre, con la riapertura della scuola, questi bambini non hanno potuto avere l'assistenza di cui avevano bisogno. Quindi non potevano essere assistiti per andare in bagno, oppure
per mangiare, stiamo parlando di persone con delle disabilità molto gravi e quindi hanno bisogno di una continua assistenza. Ecco, la cosa che mi ha fatto molto riflettere è stato un post che è comparso sul blog di Beppe Grillo proprio a questo riguardo, che a un certo punto dice: dei bambini normodotati davanti alle bandiere della CGIL urlavano vergogna. Ecco, le chiedo, Presidente, perché io non riesco a capire, ma sono solo i disabili che possono protestare e manifestare per i disabili? Oppure dovrebbe essere un'intera comunità ad indignarsi quando i diritti di base della dignità, perché non poter andare in bagno, non essere liberi di muoversi, lede la dignità dei bambini? Ecco, e allora va il mio applauso a tutta la comunità di Bagheria e a tutti i bambini che si sono indignati, perché io voglio che al di là degli schieramenti politici arrivi un messaggio forte, che quando si deve tagliare non si può tagliare sul diritto dei più piccoli e dei più deboli che non votano. Grazie. Brutta sorpresa nello scorso pomeriggio per i volontari di Sicilia Antica, che sono andati per aprire al pubblico il castello di Roccella, ma non hanno più trovato la fioriera che era stata posta all'ingresso con gli orari e i contatti utili per i visitatori. La cosa ha colto di sorpresa soprattutto per il fatto che non è stata rubata così com'era, ma prima di andare via gli ignoti responsabili del gesto hanno smontato i pannelli che erano applicati alla pesante struttura in ferro, strappato i fogli con i nuovi orari invernali ad essi incollati, così come le due bande orizzontali al di sotto del pannello. Non è il primo atto accaduto al castello. Già due settimane fa, infatti, qualcuno aveva tentato di forzare il lucchetto all'ingresso, non si capisce bene con quale intenzione. Nonostante tutto, però, l'associazione, che a maggio ha firmato una convenzione con il comune proprio per la valorizzazione del castello, non demorde e sta lavorando instancabilmente all'organizzazione di attività e iniziative che si svolgeranno all'interno del bene monumentale di Campo Felice di Roccella. Vai e vieni. Questo è il nome della nuova operazione antidroga che ha portato alla luce una scia di soldi dalla Campania sino al quartiere Guadagna di Palermo. A reggere le fila ci pensava l'uomo d'onore della zona, Francesco Fascella, detto Ciccio, che custodiva la droga arrivata in città all'interno di una stalla. È stato scoperto così un giro d'affari che si aggira intorno ai 4 milioni di euro e che ha portato all'arresto di 8 persone grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Oggi si è compiuto un grave fatto che ha colpito un cittadino casteldaccese, ovvero si è presentata una donna alla sua porta dicendo di essere stata mandata dal sindaco Fabio Spatafora per un aiuto alle faccende domestiche, ma la truffatrice, approfittando dell'occasione, ha defraudato il malcapitato cittadino dei propri averi. L'amministrazione comunale, nell'esprimere solidarietà al derubato, ha informato la cittadinanza che qualsiasi persona inviata dagli uffici comunali per servizi ai cittadini deve presentare agli stessi un documento che ne attesti l'incarico. Il sindaco, pertanto, confida in un rapporto di collaborazione con i cittadini per smascherare i truffatori ed assicurarli alla giustizia. Un attento discernimento da parte di Rosario Rizzolo, che dopo lo scandalo appalti illeciti a Misilmeri con un comunicato aveva confermato la sua candidatura a sindaco. Adesso ritratta la sua posizione e fa un passo indietro.
Eppure aveva ben chiarito la sua posizione all'interno delle indagini nell'operazione Monopolium ed il suo nome, saltato fuori da qualche registro, era ed è ancora limpido. Una decisione di coscienza, onde evitare accanimento sulla sua persona e sulla sua famiglia. Rizzolo annuncia che continuerà ad impegnarsi per il bene del paese di Misilmeri in altro modo, rimanendo estraneo però agli eventi politici. Sabato scorso in via Parisi 2, all'interno dell'ex clinica Villa Maria Cristina, i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato in concorso, Salvatore Mancino e Michele Mercurio, entrambi classe 1977 residenti a Palermo. I due sono stati bloccati all'interno dell'ex clinica Villa Maria Cristina mentre asportavano due bobine in rame del peso di circa 20 kg. La refurtiva è stata recuperata e restituita all'avente diritto. L'autorità giudiziaria ha disposto la traduzione degli arrestati presso le rispettive abitazioni e il regime degli arresti domiciliari. Dopo il processo per rito direttissimo tenutosi ieri presso il Tribunale di Termini Merese, i due sono stati rimessi in libertà. Continua a perdere i pezzi la giunta Tumminello. A Castelbuono non si ferma il caos nella maggioranza. Durante lo scorso consiglio comunale, altri due consiglieri, Annalisa Cusimano e Anna Maria Mazzola, hanno lasciato la maggioranza, portando così a soli tre consiglieri il gruppo di maggioranza contro i 12 di opposizione. Le due hanno spiegato i motivi che hanno spinto ad abbandonare la maggioranza leggendo un documento comune. Non possiamo rimanere silenti davanti a tutte le dimissioni che si sono succedute, 3 su 4 in giunta. L'allontanamento del gruppo di maggioranza di 5 consiglieri su 10, varie dimissioni volontarie o non di vari componenti delle istituzioni comunali. In questa situazione, con grande rammarico, riteniamo inevitabile allontanarci dal gruppo di maggioranza. Manterremo però da indipendenti il nostro ruolo da consiglieri, per non tradire il mandato degli elettori. Il gruppo consiliare dell'Ulivo ha dichiarato da parte sua di sospendere l'attività consiliare fino a quando il sindaco non chiederà un'apposita seduta del consiglio comunale, nella quale, alla luce dell'attuale situazione politica, dica ai cittadini ed alle imprese cosa intende fare. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha nominato il nuovo assessore al bilancio e finanze, patrimonio, risorse umane e servizi demografici dopo le dimissioni di Domenico Mastrolembo Ventura. E Maria Laura Maggiore, già consigliere in quota Movimento 5 Stelle, classe 83, nubile, laureata in scienze giuridiche, il neoassessore che è conscia ma determinata davanti al compito difficile che l'attende. È stata una decisione corale in seno al Movimento, ha detto il sindaco Cinque, e senza dubbio io riscontro in lei competenza nelle materie affidate e capacità professionale tale da affrontare le gravi questioni che il comune dovrà risolvere durante la mia sindacatura. You sexy sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Tra spume, monti e Concador. È così che si chiama l'appuntamento enogastronomico fissato per venerdì 24 ottobre a San Martino delle Scale, organizzato dal Club Alpino Siciliano, dalla Proloco San Martino e dall'associazione Ora Benedicta.
Il percorso scelto sarà quello del sentiero di Portella San Martino e alla fine della serata sarà possibile celebrare la birra artigianale prodotta proprio all'interno dell'abbazia del paese. Più degustazioni che comprenderanno sia altre birre prodotte in Sicilia che prodotte all'estero. Il prezzo per partecipare è di 18 euro. Si è tenuto ieri, lunedì 21 ottobre 2014, dalle ore 11 in poi, presso la sala conferenze Opera Pia Istituto Santa Lucia, la presentazione del Gran Galà conclusivo del Festival Internazionale dell'Intercultura Solidale Tu Mi Ami, seconda edizione. L'evento è promosso dall'organizzazione umanitaria internazionale Life and Life e si svolgerà il 23 ottobre presso la prestigiosa cornice del Teatro Massimo di Palermo. Il Gran Galà finale avrà inizio alle ore 20:30 e vedrà alternarsi sul palco artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in danze, canti, musiche tradizionali dei loro paesi d'origine. Ospite d'onore della serata sarà il tenore Pietro Mazzocchetti, cantante di fama internazionale giunto terzo a Sanremo nel 2007, nonché ambasciatore UNICEF. La serata sarà condotta da Daria Biancardi, reduce da The Voice, che si esibirà anche in alcuni pezzi del suo repertorio e inoltre sarà coadiuvata da Roberto Oddo. La direzione artistica del Gran Galà è affidata al maestro Pippo Balistreri, storico direttore di scena del Festival di Sanremo dal 1981 ad oggi. Coreografia e coordinamento artistico sono invece curati da Sara Benziadi, fra le più affermate interpreti delle danze orientali nel mondo. È possibile acquistare i biglietti, il cui costo va da 8 a 20 euro, presso la sede Life and Life Onlus, in via Principe Belmonte 105. Questo programma è stato offerto da Un affettuoso saluto da parte mia e dallo staff di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 22 ottobre 2014. Arriva Attila, una depressione artica irrompe in Italia con venti fortissimi da nord e maltempo al centro-sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord generali condizioni di bel tempo soleggiato, ma più nubi interessano i confini alpini e localmente la Venezia Giulia. Al centro nubi e piogge dalle Marche fino al Molise e rilievi di queste regioni soleggiata la Toscana, la Sardegna e gran parte del Lazio, dove qui non si escludono piovaschi sulle zone interne e localmente su quelle centrali. Al sud bel tempo in Sicilia, ma sul resto delle regioni peggiora, con nubi in aumento e piogge sparse ma diffuse un po' ovunque, temporali possibili sulla Campania e sulla Puglia, non mancheranno schiarite. I venti soffiano fortissimi da nord su tutti i mari, burrascose attorno alla Sardegna e sul Medio Adriatico, di scirocco sullo Ionio. La neve cadrà, abbiamo visto, sugli Appennini sopra i 1700 metri, oltre i 1800 metri al sud, a 300-500 metri sui confini alpini. Temperature minime in calo previste tra i 7 e i 22 gradi ovunque, di giorno calo generale ovunque, avremo 16-19 gradi al nord, 14-23 gradi al centro e fino a 25 gradi al sud. Ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito, arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 22 ottobre, si ricorda il beato Giovanni Paolo II. Il nome Giovanni è di origine ebraica e significa dono di Dio, mentre Paolo viene dal latino Paulus, col significato di piccolo, giovane. Dice il proverbio: di olive e fortuna o molti o nessuna.
sono nati oggi: Franz Liszt, Catherine Deneuve, Valeria Golino. Il 22 ottobre 1746 il College del New Jersey, l'attuale Università di Princeton, riceve il suo statuto. Nel 1964 un comitato nazionale si riunisce per varare la nuova bandiera canadese. Il risultato è l'attuale bandiera ufficiale del Canada con la celebre foglia d'acero. Infine, il 22 ottobre 2004, la rivista Nature pubblica la scoperta di una nuova specie umana, l'Homo floresiensis, dall'isola di Flores, in Indonesia, dove sono venuti alla luce i resti di ominidi vissuti oltre 13.000 anni fa. Honoré de Balzac ha detto: «Quando le donne ci amano, ci perdonano tutto, persino i nostri crimini. Quando non ci amano, non danno credito a nulla, nemmeno alle nostre virtù». Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 22 ottobre. Ariete, con la luna che trasferendosi in bilancia si pone in scomoda opposizione ed è anche ai ferri corti con Urano, la giornata si prospetta complicata. Vorreste dare un taglio netto a molte situazioni che vi legano al passato, attenti però alle decisioni avventate. Toro, la luna in bilancia prende ad ignorarvi, ma pianeti amici vi mettono a disposizione razionalità e concretezza, i vostri assi nella manica. Anche se non sarebbe compito vostro, non riuscite a rifiutare una mano ad un collega, siete fatti così. Gemelli, finalmente un po' di sollievo dopo una serie di giornate pesanti e faticose. La luna in bilancia da oggi vi permette di prendervela con più calma. Organizzando bene i vostri impegni, riuscirete a concedervi un po' di tempo da dedicare solo a voi. Cancro, la luna vi volta le spalle e si pone in sfavorevole opposizione, ma grazie alle buone intenzioni di Saturno riuscite comunque a cavarvela. Costruttività e coerenza vi permettono di superare le probabili difficoltà che vi si faranno incontro. Leone, avete dalla vostra parte una buona dose di sostegni planetari. Tranquilli e sereni, vi date da fare, mettendo mano ai vostri numerosi impegni. Amicizie e voglia di svago sono in cima ai vostri pensieri, così finite col trascurare un po' il lavoro. Vergine, profilo astrale un po' sottotono. Con la luna che abbandona il segno e la maggior parte dei pianeti neutrali, la situazione è decisamente piatta. Buona parte della serata se ne andrà per sbrigare incombenze domestiche rimaste in arretrato. Bilancia, la luna prende a soggiornare nel vostro segno, ma intreccia accordi contraddittori con Mercurio, Plutone e Urano, seminando tanta confusione. Difficile che oggi possiate godere dei positivi influssi del notturno sestile, se ne riparlerà domani. Scorpione, routine, routine e ancora routine. Il che, per dei tipi che aspirano a vette altissime come voi, equivale a dire giornata grigia quasi inutile. Niente lamentele, mettete mano alle questioni da sbrigare o vi ritroverete con una mole di impegni in arretrato. Sagittario, ottime le prospettive per questa giornata. I pianeti sostengono soprattutto le amicizie, gli interessi culturali e i viaggi a corto raggio. Sono ingredienti per un cocktail di successo, sta a voi mescolarli per ottenere il risultato migliore. Capricorno, equivoci e battibecchi con un familiare vi fanno iniziare la giornata con il piede sbagliato. Nervosi e distratti sul lavoro non ingranate. Rilassatevi un po' ritagliandovi del tempo da impiegare e dedicandovi a qualche vostro interesse personale. Acquario, provvidenziale il passaggio della luna in bilancia. Finalmente recuperate il buon umore e tornate ad essere gli allegri compagnoni di sempre. Qualche difficoltà nella sfera privata permane, ma per il resto tutto torna a girare a pieno regime. Pesci, il passaggio della luna in un poco coinvolgente segno d'aria non è per voi una grande notizia ed è foriero di complicazioni nel settore personale. L'ostilità di Marte, poi, vi rende irritabili e poco disposti a valutare ogni situazione con calma e lucidità.